Vieni, Spirito Santo, manda la tua luce. Vieni, Spirito Santo, manda la tua luce. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido. Vieni, Spirito Santo, manda la tua luce, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che devia, dona ai tuoi fedeli i tuoi santi doni. Vieni, Spirito Santo, manda la tua luce. Dalla lettera di San Paolo ai Romani. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coerederi di Cristo. Se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze, per partecipare anche nella sua gloria. Parola di Dio. Vi potete sedere. Bene, fratelli. Siamo già sulla rettilineo finale di queste catechesi sui doni dello Spirito Santo. Siamo arrivati al sesto dono dello Spirito Santo, che è la pietà, che vedremo oggi. A differenza degli altri doni che abbiamo visto, il Signore ci ha concesso di vedere questi primi doni, di cui quattro fanno riferimento all'intelligenza, la sapienza, il consiglio, la scienza, poi la fortezza, che fa riferimento alla nostra capacità di operare. E poi, tra i doni dello Spirito Santo, c'è quello che ha per oggetto nella nostra vita la nostra volontà, l'aspetto affettivo della nostra vita, la capacità di amare. Il primo di questi doni è la pietà. La pietà è un dono meraviglioso. La definizione di Santo Tommaso d'Aquino è quest'abito soprannaturale dato a noi per grazia dello Spirito Santo, che genera nella nostra volontà, produce nella nostra volontà questo sentimento affetto filiale verso Dio,
che ci permette di sperimentare e riconoscere Dio come Padre. E se riconosciamo Dio come Padre, questa stessa grazia, questo stesso dono che ci permette di vivere e di sperimentare, anche gli altri come fratelli, questo affetto fraterno tra gli uomini. Quindi è un dono meraviglioso che il Signore oggi vuole regalarci, vuole concederci. Il dono della pietà, questo dono che opera nella nostra volontà e nei nostri affetti, per purificare i nostri affetti e portare a te e a me, a questa esperienza nella vita che Dio è un Padre. E non è un Padre solamente perché è il Creatore, ma anche è Padre nella nostra vita perché il Signore ha operato, ha agito in noi, ci ha concesso la sua grazia gratuitamente e ci ha fatto partecipare gratuitamente alla sua vita immortale, alla sua vita soprannaturale, divina. Donando per noi suo figlio, perché come dicevano gli antichi padri, potessimo essere figli nel figlio, per questa certezza che è stata data a noi, che Gesù Cristo è morto per la nostra salvezza e per lui siamo stati costituiti tutti figli. Lui ha preso la nostra natura affinché io e te possiamo partecipare della natura divina e iniziare ad essere figli di Dio, partecipare di questa natura di Dio. Quindi è un dono meraviglioso che trasforma la nostra vita, trasforma il modo in cui ci comportiamo io e te, come agiamo, come percepiamo costantemente la vita. Perché in qualche modo questo dono della pietà purifica il nostro spirito, lo purifica dalla religiosità, portando a te e a me alla fede. Perché passa a me e a te da vedere sempre la nostra vita con gli occhi di un servo, di un servitore, colui che ha sempre questa relazione con Dio di paura, che crede che bisogna fare le cose bene o se no Dio mi punisce, se no mi manda un fulmine. Vedendo tutto da questo punto di vista, che ci obbliga a vedere la nostra vita costantemente come qualcosa che ho dovuto vivere, con una rassegnazione totale. E dico questo perché è ciò che è successo a me. Questo Spirito ci porta a vivere questa storia in una maniera distinta, perché se lo Spirito Santo sigilla nel nostro cuore che Dio è un Padre, si vive tutto di una maniera distinta, perché ho la coscienza, l'esperienza della mia vita che tutto ciò che succede è opera di un Dio Padre e che questo amore è eterno. E la relazione che ho con Dio non è una relazione di paura, di nascondermi, di fare le cose affinché Lui non mi punisca, ma è una relazione filiale di figlio e padre che ti concede di agire con una libertà meravigliosa, non mosso dalla paura, ma dall'amore che tu sai che Dio ha verso di te e che genera piano piano nel tuo cuore, perché l'amore chiama l'amore, perché solamente se io e te ci sentiamo profondamente amati da Dio, questo Dio che è Padre, che è una tenerezza infinita verso di noi, che piano piano questo amore si va generando in noi, nel nostro cuore. Come dice San Giovanni, Dio ci ha amati prima. Questo dono della pietà ha tantissimi aspetti nella nostra vita. Uno di questi aspetti essenziali nella nostra vita è che se noi abbiamo questa certezza che Dio è Padre, che possiamo gridare
Padre, Abba, come diceva questa lettura che abbiamo appena ascoltato, questo dono dello Spirito Santo ci porta poco a poco all'abbandono in Dio, ad abbandonarci nelle mani di Dio. E se noi abbiamo questa grazia, questo dono nel nostro cuore, viviamo come diceva Santa Teresa di Gesù. Niente ti turbi, niente ti spaventi, tutto passa, solo Dio basta. Questa è la certezza di uno che ha questo dono della pietà, che non significa che umanamente uno non possa avere preoccupazioni, tensioni, anche la paura davanti a una determinata situazione. Però davanti a tutte queste situazioni, queste reazioni naturali, umane, fuoriesce questo dono soprannaturale dello Spirito Santo, che ti concede confidare nel Signore, riposare nella Sua volontà, entrare in questa situazione difficile sapendo che Dio provvede, che Dio non ti abbandonerà nella morte. E questa certezza che Abramo, quando deve sacrificare il suo figlio Isacco, come dice la carta agli ebrei, che aveva la certezza che questo Dio gli aveva dato un figlio a un uomo vecchio, una donna sterile, aveva anche il potere di risorgerlo, di restituirlo con vita. E questa certezza è quella che il Signore vuole mettere in noi, attraverso il dono della pietà, che si può entrare nei fatti più difficili della nostra vita, nella malattia, in un cancro, in un fallimento economico, in un problema con un figlio, in un problema nel matrimonio. Si può entrare in questa situazione sapendo che è Dio che ci conduce, che Dio sta con te, non ti abbandona, perché è un Dio d'amore che permette tutti questi fatti in funzione di amare te, che non ti lascerà nella morte. Questo è il dono della pietà. E il dono della pietà ci porta a me e a te, come dicevano gli antichi padri spirituali, non chiedere niente, non rifiutare niente, una forma che hanno gli antichi padri spirituali, che dice non chiedere niente, non rifiutare niente. Questo è dove ci porta questo dono della pietà. Non è che noi non abbiamo piani né desideri. No, no, è normale, è umano. Però la certezza di riposare in questi progetti, in questi piani, facendo la volontà di Dio. E l'esempio più chiaro è l'esempio di Gesù Cristo nel Getsemani, in questa sofferenza profonda, in questa agonia. Quello che dice Gesù è: Padre, se è possibile, togli da me questo calice, ma non si faccia la mia volontà, ma la tua. Questo è il dono della pietà. Che nonostante abbiamo i nostri desideri, la nostra volontà, i nostri progetti, riposiamo costantemente in fare la volontà di Dio. E quindi si vive diversamente, perché non chiediamo più ai nostri progetti, ai nostri piani, ai nostri desideri la vita. Non ci facciamo un idolo, perché sappiamo, riposiamo e lasciamo che Dio agisca, che conduca la nostra vita. Infine, questo dono della pietà ci porta a chiedere non soldi, non di cambiare la storia, non di cambiare il marito, non di cambiare il figlio, non di cambiare il nostro carattere, ma questo dono della pietà ci invita a chiedere solamente una cosa: sia fatta, Signore, la tua volontà, con la certezza che se Lui è Padre, la Sua volontà per te e per me sarà sempre buona, è molto meglio di quella che noi pensiamo, molto meglio di quello che io e te possiamo pianificare. Un altro aspetto importantissimo del dono della pietà è che questo dono lascia agire Dio, lo lascia essere Dio.
perché costantemente nella nostra vita vogliamo che Dio faccia le cose come io voglio. E vogliamo cambiare la nostra vita e quella degli altri. E ci mettiamo sempre nella vita dell'altro per cambiarla. E vogliamo metterci nella vita dei nostri figli per farli cambiare, per cambiare la vita dei nostri figli. Perché non accettiamo questa sofferenza nella quale ci troviamo. Per il dono della pietà ci invita a lasciare che Dio possa essere Dio e che Lui faccia, agisca. Che Lui agisca nella crisi che hai oggi con tuo marito, nella situazione di tuo figlio, nella ribellione che ha. Che Lui possa agire nella crisi nella quale ti trovi tu, questa crisi oscura nella quale non vedi niente. E invece di cercare la risposta in tutte le parti, e se Dio non ti dà la risposta, cerchi in un sacco di cose, nelle pietre, nell'esoterismo, cartomanti, in qualsiasi cosa che ti possa dare una risposta e non lasci agire Dio. Questo è il dono della pietà. E finisco semplicemente con un piccolo aspetto che è molto interessante, che è questo dono della pietà. Se questo dono della pietà ci porta a sperimentare nella nostra vita che Dio è un Padre, allo stesso tempo ci relaziona di una forma distinta con gli altri. Perché se Dio è Padre, allora l'altro che è a mio fianco è mio fratello. E si vive in modo distinto se l'altro che è al mio fianco è mio fratello. E non è un estraneo. Non è un avversario. Non è uno che mi vuole divorare, vuole distruggermi, ma è un fratello. C'è una parabola meravigliosa che penso che tutti noi conosciamo, senza dubbio, che è la parabola del figlio prodigo. Nella parte finale, è molto interessante, c'è la parte del figlio maggiore. Dopo che torna il figlio minore, dopo aver fatto tutto quello che ha fatto, il padre fa una festa per lui, però il figlio maggiore non vuole entrare perché non gli piace questa misericordia del padre. E quando il padre esce, dice il figlio maggiore, questo figlio tuo che non ha niente da vedere con me, che ha speso tutti i suoi averi con prostitute, e il padre fa una cosa impressionante, che è la stessa cosa che fa Dio con noi attraverso il dono della pietà, e ci dice, questo era fratello tuo. Cioè mette in relazione il fratello minore con il fratello maggiore. Cioè dice, non è solamente mio figlio, ma è tuo fratello. È tuo fratello che era perso ed è stato ritrovato. Come non fare una festa? E questo è quello che il dono della pietà vuole fare in noi, concedere a me e a te uno spirito di fraternità tra noi e poter vedere nell'altro un fratello, vedere nell'altro Cristo. E con questa realtà il Signore concede a me e a te poter amare, donarci, servire e generare pian piano in noi questi gesti, questi segni d'amore gratuiti. Perché se Dio mi ha amato gratuitamente, io posso amare l'altro, sapendo che nell'altra persona c'è un fratello, sapendo che nell'altro c'è lo stesso Cristo. Ed è un dono bellissimo, meraviglioso, che il Signore vuole concederci oggi. Quindi chiediamo al Signore che ci conceda oggi in questo tempo di Pentecoste, che ci conceda tutti i suoi doni, specialmente questo dono della pietà, che ci permette di gridare al cielo Padre e di avere questa certezza nelle nostre difficoltà, nelle nostre sofferenze che stiamo vivendo oggi, sapendo che Dio è un Padre che ti ama enormemente e che tutto ciò che permette nella tua vita
Tutta questa storia non è nient'altro che un disegno d'amore enorme di un padre che non ti può amare di più e che non ti lascerà di amare in nessuna circostanza. Bene, fratelli, continuiamo la nostra celebrazione. Vieni, Spirito Santo, manda la tua luce. Vieni, Spirito Santo, manda la tua luce. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido. Vieni, Spirito Santo, manda la tua luce, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che devia. Ai tuoi fedeli, i tuoi santi doni. Vieni, Spirito Santo.